una tradizione secolare che vede i fedeli di Lenola mettersi in cammino verso Pastena per un abbraccio tra le due comunità nella fede di Sant'Antonio di Padova. Una tradizione che adesso è stata ufficializzata con la prima festa del Pellegrino, durante la quale è stato celebrato l'affratellamento tra i comuni di Pastena e Lenola. L'amministrazione comunale ha pensato di fare omaggio di questa festa per tutti quei cittadini pellegrini di Lenola che ogni anno a piedi vengono a far visita al nostro santuario. Era doveroso da parte di tutti noi, da parte della cittadinanza pastenese. Abbiamo avuto una partecipazione eccezionale, tante donne in processione e uomini con il famoso giglio di Sant'Antonio, tanti bambini che svolgono il ruolo di verginelli e sono veramente stupendi, quindi un grazie a tutti coloro che hanno contribuito per realizzare questa festa, grazie al mastro di festa uscente e grazie al mastro di festa entrante. I pellegrini, che vengono anche da oltreoceano, sono stati accolti nel borgo di San Nicola, dove è stato rinnovato il rito dello scambio dei gigli tra le due comunità. Evviva Sant'Antonio! Evviva Sant'Antonio! C'è stato anche il passaggio di testimone con il nuovo mastro di festa. We came from America to celebrate the festival of Sant'Antonio with my mom. Sono venuto dall'America con tutta la mia famiglia per celebrare la festa di Sant'Antonio. Sono nato a Frosinone e sono andato in America all'età di 2 anni. Mia madre mi raccontava sempre di questa grande festa di Pastena e adesso sono diventato il nuovo mastro di festa. Lasciamo il nostro amatissimo santo alla nuova famiglia che lo accoglierà con la speranza che illumini l'intera comunità. Il gemellaggio è stato sancito con una targa scoperta nella piazza antistante la chiesa, dove l'arcivescovo di Gaeta, Luigi Vari, ha celebrato la messa. Un gemellaggio molto bello e interessante, proprio perché volevamo fare questo omaggio alla cittadinanza di Lenola. Sono stato stimolato dal sindaco Angelo Dovide e da tutta l'amministrazione in conseguenza di un pellegrinaggio che ormai dura forse da 100 anni. Dice: perché non suggelliamo questa fratellanza tutti insieme per dare più spessore a questa iniziativa? Io ho accettato di buon grado perché penso che la capacità di fare sistema nel territorio è importantissima anche sotto il punto di vista religioso.